Ciao a tutti e buona Pasqua! Oggi vi facciamo vedere come preparare una versione vegana della classica colomba pasquale. Noi l'abbiamo assaggiata ed è buonissima e potete utilizzarla anche come dolce per la prima colazione. Ma prima la sigla! Ecco gli ingredienti. 300 g di farina 00, 200 g di farina di farro, 100 g di mandorle, 150 g di datteri al naturale, 250 g di latte di mandorle, 5 cucchiai di olio evo, la scorza di un limone biologico, la scorza di una o due arance biologiche, mezzo cubetto di lievito di birra, mandorle per la decorazione. Fate intiepidire velocemente sul fuoco il latte di mandorle. Dopo averli denocciolati, frullate i datteri aiutandovi con un goccio di latte di mandorle o di acqua. Dovete ottenere una polpa omogenea. Fate la stessa operazione con le mandorle dopo averle tostate per qualche minuto. Sciogliete il lievito di birra nel latte di mandorle tiepido. Mettete quindi in una ciotola le farine, le mandorle tritate, la buccia di limone grattugiata, le scorzette d'arancia. Iniziate ad amalgamare con le mani gli ingredienti. A questo punto aggiungete anche la polpa di datteri e poco alla volta il latte di mandorle e l'olio, continuando ad impastare con le mani. Quando l'impasto avrà ottenuto una certa consistenza, toglietelo dalla ciotola e continuate a lavorarlo per altri 10 minuti circa. Formate un panetto che metterete in una ciotola e lascerete lievitare per almeno 3 ore coperta da un panno in un posto caldo. Trascorso questo tempo, l'impasto sarà raddoppiato di volume. Sgonfiatelo e continuate a lavorarlo per qualche minuto. Conferite all'impasto con le mani approssimativamente la forma dello stampo per colombe che avete a disposizione. Ponetelo al suo interno. Attendete altre 3 ore circa di lievitazione, dopodiché decorate la superficie con delle mandorle, spennellate con olio extravergine e infornate. La colomba dovrà cuocere per circa 40 minuti a 180 gradi, ma controllate naturalmente la cottura con la prova dello stecchino. Questo è il risultato una volta sfornata. Non dimenticate di iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati con le ultime novità. Ciao e buona Pasqua a tutti!